Ciao a tutti, oggi modelliamo un semplice oggetto utilizzando primitive base in Blender. Nello scorso video abbiamo fatto una introduzione generale al programma Blender guardando l'interfaccia e la struttura generale del software, facendo una panoramica sulle varie finestre e le funzionalità. Per imparare a modellare, la cosa migliore è iniziare con oggetti semplici in modo da poter affrontare diversi aspetti durante il lavoro. Ipotizziamo quindi per esempio di dover creare un oggetto come un tavolo, quindi qualcosa di semplice e che possiamo vedere come un insieme di geometrie più semplici come cubi, sfere, eccetera. Innanzitutto, per inserire degli oggetti all'interno della nostra scena possiamo andare su Add. Vedete che appare la tendina con tutti i contenuti che è possibile inserire, quindi sia mesh, sia curve, sia altri tipi di oggetti come le luci, le telecamere, eccetera. Oppure possiamo usare anche una scorciatoia di tastiera, che è Shift A, e vedete che vi apre la stessa tendina nel punto in cui si trova il mouse. Cominciamo intanto inserendo un piano. Ecco che ci viene inserito nel punto 0 della nostra scena. Usiamolo per creare un semplice pavimento. Dobbiamo scalarlo, quindi possiamo fare anche in questo caso in due modi, quindi andare nello strumento Scale oppure premere il tasto S. Nel momento in cui premiamo il tasto S, vedete che è possibile, semplicemente muovendo il mouse, scalare il nostro oggetto. Quando facciamo questo tipo di modifiche, possiamo a destra vedere la scala che abbiamo creato del nostro oggetto, oppure in basso vi si aprirà questa tendina, e questo vale per tutte le tipologie di oggetti, e cliccando sul titolo vi viene aperta appunto una serie di opzioni, in questo caso che riguardano la scala. Possiamo quindi a questo punto inserire dei valori differenti modificandoli oppure andando direttamente con la tastiera. Per esempio, noi potremmo inserire un valore di 10. Di default il valore è equivalente alla scala metrica, quindi se guardiamo anche qui a destra vedete che l'unità di misura è in metri, quindi abbiamo appena creato un pavimento di 10 metri per 10. E adesso, per esempio, per creare il nostro tavolo possiamo iniziare inserendo le varie geometrie, per esempio il piano e le quattro gambe. Per creare il piano possiamo semplicemente modificare il parallelepipedo, il nostro box, che viene inserito di default nella scena. Una cosa importante che è possibile fare è premere il tasto N oppure andare manualmente su questa piccola freccia che si trova in alto a destra per aprire questo menu, che ha una serie di tab. Quello che ci interessa è il menu Item, che vi permette di monitorare delle proprietà dell'oggetto che abbiamo selezionato. Quindi se noi cambiamo la selezione dell'oggetto, ovviamente cambiano anche i valori e le proprietà corrispondenti. Andiamo su Move per poter muovere l'oggetto, oppure possiamo premere G per muoverlo liberamente. Nel momento in cui noi stiamo muovendo un oggetto, possiamo vincolarlo, sempre usando la tastiera, a un asse particolare. Quindi se io volessi muoverlo solo sull'asse delle Y, schiaccerei Y sulla tastiera e vedete che a seconda di dove muovo il mouse, lui comunque continuerà a spostarmelo solo sull'asse delle Y. Oppure possiamo farlo sulla Z, quindi clicco Z e vedete che non mi permette di muoverlo nelle altre direzioni. Per applicare noi dovremo cliccare col tasto sinistro, però possiamo fare un'altra cosa, ossia dargli i valori di spostamento direttamente via tastiera. Quindi per esempio se volessi spostarlo di un metro verso l'alto, quindi sull'asse Z che abbiamo appena selezionato, mi basterà premere 1. E vedete che lui mi ha messo il box a un metro di altezza rispetto a dove era prima. Per applicare la modifica clicchiamo col tasto sinistro. Il nostro cubo è stato spostato di un metro in altezza, quindi in questo momento adesso va a coincidere col nostro pavimento virtuale, quindi si va, diciamo così, ad appoggiare. A questo punto noi dobbiamo modificare il box per creare il nostro piano. E possiamo fare la stessa cosa con la scala, quindi noi possiamo prendere la scala, possiamo o modificarla così a mano libera, oppure usando i valori da tastiera direttamente. Quindi posso cliccare S per attivare la scala, posso dirgli Z per l'asse Z, vedete che c'è la linea verticale che si è illuminata, e a questo punto posso dargli dei valori. Per esempio, premendo 0.2, l'oggetto è stato scalato sull'asse Z, quindi l'altezza, a 0.2 metri. In realtà è tanto, possiamo, vedete, una volta applicata la scala, andare qui e modificare ulteriormente se per noi è troppo. Quindi possiamo fare per esempio 0.1. Possiamo approfittarne anche per modificare gli altri valori. Quindi per esempio potremmo volere un tavolo di 1 metro per 2. Perfetto. Facciamo la stessa operazione per creare le quattro gambe. Quindi Shift A, creiamo un cubo. A questo punto andiamo subito a modificarlo. Quindi possiamo selezionare entrambi gli oggetti e spostarli.
poi andremo a posizionarli meglio successivamente. Ci concentriamo un attimo sulla gamba. Possiamo andare ad attivare la visualizzazione ortogonale, giusto per essere più precisi col posizionamento. E a questo punto vi faccio notare una cosa. Se noi, per esempio, selezioniamo il piano, prima abbiamo detto che l'abbiamo fatto di 10 metri per 10 metri, però vedete che le dimensioni che mi dà dell'oggetto effettivo mi dà di 20 di 20. Questo perché? Perché noi in realtà abbiamo modificato la scala. Modificando la scala, che vedete che non ha l'unità di misura, di conseguenza si è modificata anche la dimensione dell'oggetto. Però è chiaro che se io, per esempio, avevo creato un oggetto, creando per esempio il piano di 10x10 e dopo lo vado a scalare di altri 10, il totale farà 20, perché la scala è rispetto alla dimensione iniziale dell'oggetto. La stessa cosa potete vederlo anche qui, per cui noi abbiamo una dimensione dell'oggetto in quanto tale e la dimensione della scala che abbiamo applicato. Anche nel tavolo, se vedete, succede la stessa cosa, quindi quello che succede è che abbiamo un tavolo che in realtà in questo caso è molto più ampio di quello che ci serve. Come possiamo fare? Beh, diciamo che fin tanto che modifichiamo, possiamo tenere così la situazione, ma una volta che abbiamo finito di modificare, ci conviene riazzerare la scala. Chiaramente, se io riazzero la scala, vado a modificare l'oggetto, quindi non possiamo farlo con questo metodo. C'è uno strumento che ci permette di farlo, per esempio il piano che è già pronto, adesso è 20x20, quindi riduciamolo a 10x10 effettivo, come volevamo fare. Adesso dobbiamo applicare la scala. Come si fa? Selezioniamo l'oggetto, clicchiamo CTRL A e ci viene questo menu Apply e ci viene chiesto che cosa dobbiamo applicare. In questo caso noi dobbiamo applicare la scala, che è quella che vogliamo che torni a zero. La applichiamo e questo significa che l'oggetto rimane come l'abbiamo modificato noi, quindi applica tutte le modifiche di scala che gli abbiamo detto. Ma questo per lui è di nuovo il punto di partenza, quindi la scala torna a 1. Le dimensioni sono corrette come le abbiamo messe, ma viene azzerato questo valore, che torna come di default a 1, come è giusto che sia. Andiamo sul nostro tavolo di 4 metri è un pochettino grande, quindi facciamo che vogliamo un tavolo di 2x1 e magari anche un pochettino più sottile. Se ci piace il tavolo 2x1 possiamo anche in questo caso fare CTRL A e applicare la scala, vedete che torna 1 e a questo punto con l'aiuto anche, adesso abbiamo dei riferimenti un pochettino più precisi, sappiamo questo è 10 metri e questo è 1x2, vedete che la gamba a qualcosa che non va bene come dimensione. Quindi potremmo fare che la nostra gamba è alta circa 1 metro e dobbiamo sicuramente fare delle gambe un pochettino più sottili anche in questo caso. E vedete che prima non mi modificava questo valore perché la scala era in negativo, cioè io l'avevo scalato invece che in positivo e in negativo e quindi non riusciva ad applicarla. Quindi ho riapplicato la scala al contrario e poi me lo sono andato a modificare a mano. Quindi adesso anche in questo caso, se ci va bene come dimensione, ma direi di sì, della gamba, forse ancora un po' tanto spessa, la facciamo di 0,5 e 0,5. Perfetto, adesso possiamo applicare la scala anche qui. Potete anche andare in Object, se non volete usare la scorciatoia di tastiera, Apply. E abbiamo le stesse opzioni che abbiamo visto prima, quindi possiamo fare Apply Scale. Ecco che è tornato tutto a 1. Perfetto, a questo punto dobbiamo posizionare gli oggetti per poi andare a copiarli e creare il nostro tavolo. Andiamo un attimino sulla visualizzazione laterale, ce li andiamo a spostare. Noi possiamo chiaramente spostare in questo modo gli oggetti, ma vedete che non è facilissimo riuscire a allinearlo perfettamente. Quindi in questo caso noi possiamo farlo in maniera decisamente più precisa utilizzando degli strumenti appositi che ci servono per allineare gli oggetti in maniera precisa secondo determinati vincoli che gli diamo noi. In alto trovate questo snap, cioè questa icona di questa calamita che attivandola vi permette di azionare delle guide per allineare gli oggetti a determinati altri tipi di oggetti. Può essere la griglia o possono essere vertici, facce, eccetera. Se noi lo attiviamo e proviamo adesso a spostare liberamente, per esempio, il nostro tavolo, vedete che si sposterà di una quantità ben precisa che poi possiamo andare a definire in questa tendina, ma possiamo anche allinearlo ad altri elementi. Una cosa, per esempio, molto utile è allinearlo ad altri oggetti. Come punto di riferimento, vedete, potete usare vertici, facce, lati, volumi, ma per esempio quello più facile in questo momento, per esempio, potrebbe essere quello di allinearlo al vertice. Selezioniamolo, vedete che intanto spuntano ulteriori opzioni. Se io, per esempio, seleziono questa gamba e, per esempio, schiacciando G andassi a spostarlo, lo posso spostare liberamente, però se io col mouse vado ad allinearmi a questo vertice del tavolo, vedete che lui me lo allinea automaticamente a questo.
viceversa, poter farlo su questo o su quello superiore. Quindi in questo modo io ho agganciato il tavolo in maniera precisa alla gamba. Cliccando, applico questa modifica. Notate che è stato applicato a questo, benché il centro dell'oggetto sia qui, perché era attiva questa opzione, cioè lo snap è fatto al punto più vicino. Il punto più vicino della gamba rispetto al tavolo è ovviamente questa faccia superiore. Se io cambiassi questa opzione, mettessi Center e provassi a fare di nuovo questa operazione, vedete che andando sull'angolo mi prenderebbe il centro dell'oggetto, perché gliel'ho detto io. Il centro dell'oggetto è quello dove ci sono gli assi, poi vedremo in un altro video specifico tutto il discorso riguardante gli assi, il centro, il pivot, eccetera. Torniamo su Closest. E torniamo ad allineare il nostro oggetto. Possiamo andare a duplicare l'oggetto in modo da creare le altre gambe del tavolo. Come facciamo? Beh, possiamo come sempre fare in due modi. O Shift D, che ci permette di fare appunto subito la copia di questo oggetto e di conseguenza poi possiamo allinearlo semplicemente andando a posizionarci sul vertice, visto che abbiamo lo snap attivo dove vogliamo allinearlo, e questo ovviamente andrebbe bene. Oppure andare in Object e fare Duplicate. Vedete che è la stessa cosa. C'è però un'opzione molto importante che è questo, Duplicate Linked. Vuol dire che io faccio comunque una copia, tale quale, la posso allineare, la mettiamo subito. Però quello che succede è che questi oggetti sono collegati. Quindi se io vado a fare delle modifiche, ovviamente a livello di Mesh, poi vedremo come fare successivamente in un altro video, ma vi faccio solo vedere per farvi capire. Ecco, vedete che io entro in Edit Mode, che è quello che, come vedremo, ci permetterà di modificare l'oggetto. Se io vado, per esempio, a cambiare questa faccia, mi viene cambiata anche nell'altro oggetto. Quindi come se fosse un unico oggetto. E quindi questo mi permette di fare delle modifiche successivamente senza dover applicare poi le modifiche a tutti gli oggetti collegati. Ovviamente è un'opzione molto comoda, proprio quando abbiamo una moltitudine di oggetti uguali fra di loro e abbiamo così la libertà di poter fare tutte le modifiche che vogliamo senza doverle poi effettuare a mano. Quindi continuando con Alt D e l'allineamento, ecco che abbiamo già creato il nostro tavolo. Un'altra cosa che è possibile fare è sfruttare l'organizzazione. Noi adesso abbiamo creato degli oggetti senza ancora dargli nome. La cosa importante è farlo immediatamente, proprio perché quando poi si incominciano ad avere tanti oggetti risulta poi difficile navigare all'interno della scena. Vedete qui c'è il Scene Collection, che è l'organizzazione, come abbiamo visto nel primo video, di tutti gli oggetti che sono nella scena. Le collezioni sono di fatto delle raccolte, quindi possiamo decidere, come se fossero delle cartelle, di crearne quante ne vogliamo e inserire dentro i nostri oggetti, in modo poi da poterli selezionare, per esempio, tutti insieme, oppure andarli a trovare, nascondere, eccetera. C'è però un altro modo, che non è quello di creare le cartelle, ma di vedere la struttura della scena. Se noi andiamo qui, possiamo decidere di vedere non le collezioni, ma andare a vedere la scena. Cosa cambia in questa visualizzazione? Beh, cambia che noi possiamo vedere tutti gli oggetti, vedete? E al di là di come sono stati da noi raggruppati, vediamo proprio anche la gerarchia. Quindi, per esempio, iniziamo a rinominare il piano, lo chiamiamo Ground, perfetto. Poi abbiamo cubo, 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 che in realtà sono tutti gli elementi del nostro tavolo. Benissimo, quindi adesso noi abbiamo un'organizzazione decisamente migliore, ma possiamo fare di più, perché noi possiamo anche fare in modo, visto che questo in realtà è un unico oggetto, quindi potremmo aver bisogno per esempio di spostarlo, e come siamo adesso, diciamo che possiamo spostarlo chiaramente un oggetto alla volta, oppure possiamo selezionarlo e spostarlo tutto insieme. Questo però è un po' scomodo anche perché quando le scene si fanno un pochettino più complicate o c'è bisogno per esempio di animarle, non è esattamente la soluzione ideale. Quello che si può fare è una parentela fra i vari oggetti. Cosa significa? Che noi possiamo dire, per esempio, che il piano del tavolo è il genitore, come se fosse la cartella madre, e sotto, nelle sottocartelle, quindi i figli, saranno i piedi del tavolo. Per fare questo possiamo fare in diversi modi. Un modo, per esempio, è selezionare tutti quelli che devono essere i figli. Per ultimo selezionare il padre, vedete che è colorato in maniera diversa perché è l'oggetto attivo. E dopodiché possiamo schiacciare Ctrl P, che come vedete vi dà il set parent to, che vuol dire prendi questi oggetti e me li rendi parenti, per così dire, dell'ultimo che ho selezionato. E io gli posso dire parent to che cosa? Object, che è l'ultimo che ho selezionato. E gli dico anche di mantenere le sue trasformazioni, quindi tutto quello che abbiamo fatto rimane senza modifiche. Lo clicchiamo, vedete che appaiono anche queste righe che dicono che tutti questi oggetti sono collegati a questo. Vedete che in Object è sempre raggiungibile, eh? Avete le stesse identiche opzioni. Ora cosa succede? Deseleziono tutto, prendo il tavolo
E solo selezionando il top io posso spostare tutto. Tuttavia, se io seleziono la singola gamba e la sposto, si modificherà solo lei, proprio perché questo risulta padre, quindi guida tutti gli altri, ma singolarmente queste gambe sono ancora libere, diciamo così, perché sono l'ultimo anello della catena, come se fosse appunto una sottocartella di una cartella più grande. Quindi io posso modificare ancora tutto e se io, per esempio, la modifico, poi torno qui e muovo l'oggetto, rimane la parentela attiva. Se noi andiamo nel nostro pannello a destra e andiamo a vedere gli oggetti, vedete che adesso non vediamo più le gambe perché sono state inserite dentro al padre, cioè il tabletop. Espandendo il nostro grafico, ecco che tornano tutte le gambe del tavolo che abbiamo selezionato. Quindi questa è un'opzione molto importante sia per organizzazione e sia per facilità di lavoro, ma anche poi e soprattutto lo vedremo quando parleremo dell'animazione. Il consiglio appunto è quello di giocare un attimo con tutte le primitive già esistenti e prendere quindi confidenza con tutti questi strumenti. Per esempio, noi potremmo andare ad aggiungere un cono, possiamo prendere confidenza con tutti questi strumenti di scala, premiamo G, lo allineiamo al tavolo in modo che sia appoggiato perfettamente sulla parte superiore, la scaliamo ancora. Ci sono poi metodi diversi per allinearli, per esempio al centro, ma li vedremo dopo che avremo analizzato anche l'edit mode dell'oggetto e quindi avremo iniziato a modellare effettivamente e a ragionare anche a livello di assi. Un esercizio molto semplice, del tutto simile, potrebbe essere quello di, per esempio, creare una sedia con questa stessa tecnica. Come abbiamo imparato, noi possiamo direttamente duplicare tutto, schiacciamo Y, rimanendo comunque ancorati. Vedete che si porta dietro anche la parentela, poi andremo a rinominare tutto. E però in questo caso bisogna stare un attimo attenti perché noi scalando l'oggetto in maniera non regolare, la scala viene applicata anche ai figli e quindi vedete che si va ad assottigliare, che non è esattamente corretto. Quindi quello che si può fare è momentaneamente eliminare la parentela. Andiamo qui, vedete, clear parent, è stato tutto modificato, quindi chiaramente la posizione è stata riazzerata. Ora ci possiamo modificare a piacimento la nostra sedia. Ecco per esempio in questo caso che non abbiamo ancora provato la rotazione, noi possiamo duplicare sempre l'oggetto, facciamo R90 sull'asse Y e quindi ha fatto una rotazione di 90 gradi precisa sull'asse Y. Andiamo sempre a allinearlo al nostro oggetto, ecco, magari l'allineiamo alla superficie superiore ed ecco che abbiamo creato la nostra sedia, magari mettiamo ancora un box. Quindi questo era un modo per creare degli oggetti molto semplici per chi ha appena iniziato a modellare e quindi utilizzando soltanto le primitive e gli strumenti di base. Fatemi sapere come al solito nei commenti se il video vi è piaciuto e nei prossimi video chiaramente andremo in modo più approfondito su tutte le altre questioni di modellazione nel senso vero e proprio.